Sarà segretario di Stato Vaticano Monsignor Pietro Parolin a consacrare il nuovo altare maggiore del Duomo di Vigevano il prossimo 26 novembre. Sono stati dichiarati conclusi, dopo circa 2 anni di lavori, gli interventi di restauro della Chiesa Cattedrale. La parte più evidente riguarda l'area presbiterale, con il nuovo altare, la cattedra del Vescovo, l'ambone e il portacero pasquale. Altra opera che i frequentatori del Duomo potranno facilmente percepire non appena si abbasseranno le temperature è il completamento del riscaldamento a pavimento, molto più efficace dell'impianto precedente. Nell'ottica di risparmio energetico si è inoltre proceduto alla sostituzione di diversi corpi illuminanti utilizzando la tecnologia LED. Presentando i lavori svolti alla città, il vescovo Gervasoni ha tenuto a sottolineare anche gli interventi alle cappelle laterali. Significative le novità per quella dedicata ai beati Lomellini, padre Francesco Pianzola e l'alpino Teresio Livelli. I loro volti sono stati dipinti sopra l'altare che ospita le reliquie. Perciò abbiamo questo tempio. Ho voluto ricordare la memoria dei beati Pianzola e Livelli, che sono della nostra terra, e li abbiamo collocati in un altare laterale. Vicino all'ingresso, sulla parte sinistra, ha cambiato volto la Cappella del Crocifisso. È stata introdotta un'opera d'arte che raffigura la facciata del Duomo progettata nel 600 dal Vescovo Caramuel. Si è così staccato dalla parete il crocifisso ligneo del 600, una delle opere più importanti dal punto di vista storico fra quelle presenti in cattedrale, che ora viene posta nel giusto risalto. Tutti gli interventi sono stati finanziati da Fondazione Cariplo nell'ambito del progetto Emblematici iniziato nel 2016. Non limitiamoci a passeggiare per questi ambienti, a conoscere solo la storia di Gioia. Rendiamo questi luoghi nostri. Con i lavori alla cattedrale, la diocesi conclude il piano presentato nel 2016 che in precedenza aveva visto i restauri a Palazzo Vescovile, la trasformazione e l'ampliamento del Museo del Tesoro del Duomo e la riorganizzazione della biblioteca e dell'archivio diocesano.